Buongiorno viaggiatori, dal camping Lonza. Siamo qua, vicino al nostro ruscello. Stanotte avevamo i vicini di tenda che, come voleva si dimostrare, volevano fare confusione. Ma il tempo è stato provvidenziale, perché ha piovuto e quindi l'ha tolti da fare musica e fare baccano. Quando ci va, ci va. Allora... E niente, ora è nuvoloso, non sta piovendo, comunque la temperatura saranno 10-12 gradi. E oggi facciamo un bel trasferimento perché andiamo in direzione dei fiordi occidentali, quindi colazione e preparazione. E andiamo e lasciamo il camping. La nostra strada per Svisserkur! I cavalli islandesi! Ciao! Abbiamo all'incirca altri 30 km di strada e arriviamo al faraglione di basalto di Kvisarkur. Ecco, questo è il nome, così almeno lo sapete. E ora, momento curiosità! Allora, mentre facciamo la strada per arrivare al faraglione, è il momento della leggenda. C'è una leggenda anche su questo faraglione. Questo faraglione è soprannominato anche... Scusate, pillole di cultura. Il rinoceronte. Il rinoceronte per la sua forma, però lasciamo perdere questo. C'è la leggenda. Allora, la leggenda dice che questo faraglione in realtà è un troll pietrificato. Perché? Perché i troll qua del nord-ovest dell'Islanda non amavano il suono delle campane e quindi volevano distruggere le campane del paese che è qui a qualche chilometro di distanza. Però che cosa concordo succede? Concordo anch'io, perché la domenica mattina quando dormi suona la campana. Però che cosa succede? Il troll a questo punto si era attardato troppo per andare a distruggere le campane e quindi era stato colto dalle prime luci dell'alba, che in realtà l'hanno pietrificato e lì è rimasto per sempre. Quindi il paese continua a avere le sue campane e il troll si è trasformato in quello che ora vedrete. Ting! Tong! È vero che assomiglia a un rinoceronte, però. Guarda! Allora, le parti bianche che vedete è tutto chiaramente guano di uccelli, quindi cacca. Perché ci nidificano sopra le colonie di uccelli, si sentono anche da qua. Guardate che bello il panorama circostante. Dopo il rinoceronte, percorrendo la strada, abbiamo trovato questa stradina che viene giù, senz'altro deve essere un posto dove poi ci vengono a pescare, comunque a noi che ci importa, e ci siamo messi qua a fare pausa pranzo. Oggi cotolette. Bene. Aspettiamo che si compia il miracolo. Intanto qua c'è paesino, insomma tre case, e qua c'è il mare, siamo davanti all'oceano. Se pensate di andare in un supermercato in Islanda e comprare l'acqua, no, perché vendono solo delle bottigliette piccolette, perché in sostanza l'acqua qui è buona da tutte le parti da bere. Quindi che cosa facciamo? Noi abbiamo il nostro mega serbatoio e poi ci riforniamo d'acqua. È autoprodotta. Qual è l'attrezzo obbligatorio nella cucina del viaggiatore? Questo pirillo. Allora, questo qui è un sigilla sacchetti, che però è molto utile. Metti caso che voi siete in Islanda e comprate la cioccolata. Poi che fa la cioccolata? Avanza. E allora la dovete richiudere. Quindi prendete l'aggeggio, lo inserite qua da qualche parte, fate un po' di pressione e chiudete in questo senso. Poi fate la stessa cosa nell'altra direzione.
Il bello è che ci crede, ma no, ci crede proprio. È troppo lungo questo sacchetto. È lungo il sacchetto, lo capisci? Aspetta, devo dare un senso a questa cioccolata. Allora, io faccio... Secondo me il senza cioccolata va mangiato, però... Aspetta. Io continuo a riprendere, ma ci crede proprio. Ma è così, no? Pigi, pigi. Lì. E poi pigio, pigio dall'altra parte. Pigio, pigio. Pigio, pigio. E lì. Oh, che oh! Usciti! No, vabbè, questo è stato... Quelli lì andrebbero mangiati. No, no, questa è storia. Ma secondo me è colpa di... Comunque, la domanda è... Perché se lo fai te ti funziona? A me non mi funziona, che è anche un'invenzione mia. L'ho voluto prendere io. E poi a me non mi funziona. Comunque io ribadisco che per me no, è questo qui. No, ora ti arriva in fondo. Sarebbe da tirare a mare. No. Dai, e ora facciamo la prova se l'hai sigillato. Sì, è sigillato, la cioccolata non casca. Vedi? Quindi l'attrezzino è utile. Bene. Senza comprare questo. No? Bastava portarsi da casa. Quei sacchettini che si chiudono. Ah, ho capito, fatto. Ma questo è più figo. Questo non veniva comprato e non avevamo tutti questi problemi. È perfetto, dai. Bene, abbiamo fatto il sacchettino, bravo. Ora la possiamo mettere in dispensa, ottimo lavoro. La nostra strada, la 711, prosegue lungo la costa. Siamo su un promontorio, abbiamo fatto tutto il dito praticamente. Vista mare, là c'è anche il faro. La nostra strada verso i fiordi dell'ovest continua. Questa è la parte meno visitata dai turisti perché è la più difficile da raggiungere e quindi di solito la fa solo chi fa un viaggio un po' più lungo perché è un po' più impegnativo. È la parte più vicina alla Groenlandia. Adesso stiamo percorrendo la strada sterrata. In mezzo alla nebbia. Signori, ci siamo stabiliti al campeggio qua nei fiordi dell'ovest e ora vi vorrei far vedere il nostro villino. Allora, reparto cucina, andiamo a illustrare la casa. Reparto cucina, ma è ancora chiuso. Poi abbiamo reparto bagno, dove qualcuno si sta facendo una doccia. Come? Calda, vedo il vapore che esce, sembra un gatto. Questo è il reparto bagno, c'è un uomo che si sta lavando di pudore, non lo facciamo vedere. Poi passiamo al reparto intrattenimento. No, perché noi abbiamo le pozzanghere. Passiamo al reparto, prima visto da fuori, è così. Laggiù poi ci sono tutti i fiordi e tutta l'acqua e tutte le paludi, gli stagneti, molto bello. Comunque, entriamo nel reparto sala. Allora, le finestre ora sono chiuse, cioè aperta una sola, perché vediamo se non c'è troppa corrente. Quindi qui abbiamo l'angolo salottino cucina, angolo ricreativo, dispensa e poi la scaletta con cui accediamo ai magnifici portascarpe, che è questo, ai magnifici piani superiori. Facciamo un tour dei piani superiori. Abbiamo aperto tutto per far prendere un po' d'aria e questa è la vista che abbiamo oggi, laggiù con tutti gli stagnetti. Bene, il tour della casa è finito. Buongiorno viaggiatori, eccoci qua nella nostra area di sosta, qua nel campeggio dei fiordi dell'ovest. Quello che vedete sullo sfondo è proprio una parte del fiordo e la nebbiolina che si intravede data da una sorgente a 60 gradi che è proprio qua giù, che alimenta le piscine che sono giusto qua.
Qua l'acqua calda viene da tutte le parti. Qui dietro è proprio il paesino. Adesso scendiamo, facciamo colazione e poi via verso le cascate alla scoperta dei fiordi dell'ovest. Tempo nuvoloso e vabbè, stanotte anche un po' piovescolato, mi sa, ma noi si dormiva. Facciamo benzina perché non si sa tra quanto sarà il prossimo distributore. Che non ricapiti mai come la Patagonia. Che se no si rimane a secco. Allora, e qua invece è il simpatico paesino che ci ha ospitato, la chiesa, 10 case, facciamo 20, laggiù in fondo i fiordi, li vedete in mezzo alla nebbia, c'è anche un campo da calcio addirittura qua, e adesso 160 km in questa direzione e andiamo alle cascate di Dijandi, le Dijandi Falls, vai, andiamo! Guardate la bellezza di questo paesaggio da fine del mondo. Ieri l'acqua era più alta, c'è la bassa marea in questo momento. Le nuvole sono basse, è tutto basso. Direttamente sul fiordo abbiamo trovato questa strada sterrata che veniva in qua e abbiamo pensato dai su e fermiamoci. Abbiamo un po' di anatrelle lì sullo sfondo, ci sono 10 gradi però c'è da dire che non c'è vento, non piove, per cui con la felpa si sta giusti. Stiamo bene. Poi qui c'è il calore del fuoco, c'è un uomo che sta producendo pasta al salmone. Con quanta maestria, oggi facciamo gli ziti col salmone. Salmone. Mi fai vedere che sei bravo col coltello, che li prendi uno per uno. No, perché mi danno da toccato con le mani. Ok, pensavo fosse una dimostrazione di bravura. Va bene, ma li facciamo bianchi o ci mettiamo anche il pomodoro? Ci metto il pomodoro. Ah, il pomodoro fresco, perfetto. Che qui lo pagate a caro Giuliano. A tagliata Giuliano, che qui lo pagate a caro prezzo, per cui non ne va sprecato nemmeno una lacrimina di pomodoro. Va bene. Allora qua adesso continuiamo l'allestimento e poi ci mettiamo a mangiare. Quindi buon appetito a noi. Guardate che fiorellini fantastici che ci sono qua. Questa qui è una serpiente
che comunque se ne vivono, stanno nell'acqua salata, perché fino a qua ci arriva il mare, poi quando c'è l'alta marea. Ma ganzia, non l'avevo mai visti. Sono tipo piante grasse. E questa? Ma bella! Una conchiglia viola! Ma bella, non l'avevo mai vista la conchiglia viola. Spettacolo. Ma questa natura come sempre. Strana. Alla fine? Alla fine è questo il piatto. Non sono tagliate a julienne perché poi saltano fuori, vedi? Va bene, però sono mangiabili lo stesso, no? Il profumo è buono, non si sente dal video. Sì. Va bene. Vai con me. Andiamo. Serviamo in tavola. Siamo all'Atra Biag. Qui c'è un relitto di una nave che si è, poveraccia, arenata qua. Qua è rimasta. E a parte questa cosa del relitto della nave, noi avremmo trovato anche lo spottino per stasera. Il tavolo ce l'abbiamo. La macchina, non so se vedete la colorazione, ormai è diventata, non si vede nemmeno più la targa. È una meraviglia però. E siamo decisamente fronte mare. Questa è la strada dalla quale siamo venuti. E ora andiamo a vedere un po' questo relitto. Allora, questa nave, la BA64 Garoar, è stata costruita nel 1912 in Norvegia e si è arenata qua nel 1981.
ci siamo. Rifacciamo un'altra ripresa ora che i turisti a pascolare se ne sono andati via. Che meraviglia di posto. Sta arrivando la bassa marea, infatti il mare prima era fino a qua, adesso sta arretrando. Mark è in fase di relax assoluto, al sigaro, il whisky, tutti i suoi accessori. E poi vabbè, qua continua la strada che faremo domani. E ora siamo qui e ammiriamo un po' il tramonto. Ci godiamo questa situazione pazzeschissima.